Ah no, è Torna sul rientro prima. Allora, Torna sul rientro. In diretta, Torna sul rientro. Vido mare quando è bello, spira tanto sentimenti, come tu a che tiene a mente, stai scettato e fai su una volta. Guarda qua che sto giardino, siente sti sciuri arance, non profuma così fine, il tuo cuore se ne va. E tu dici parte a Dio, da lontana da stupone, dalla terra dell'amore, chi non vuole non tornerà. Ma non me la sa, non danno scudur niente, ora il nostro niente, fammi campare. Mi domare te sorriente, che tesoro te ne infonde, ti ha girato tutto il mondo, non l'ha vista con mancava. Guarda attorno sti sirene, che te guardano incantate, e te vogliono tanto bene, te vuole essere passata. E tu dici parte a Dio, da lontano da stupone, dalla terra dell'amore, pieno cuore non tornerà. Ma non me la sa, non dammo scudur niente, torna sorriente, fammi campà, torna sorriente, fammi campà. Quando di appuntamento, guardo mare, guardo il fronte, se ti parla non risponde, stai distratto con Matteo, si ti tende di cuore, sto che sembra innamorato. Ma tu invece pensa nata e te stai scordando me. Quando si dice sì, tiene la mente, non sa da far morire sto cor amante. Le dicesse sì, nascere maggio, e muovi in non coraggio, e me la sa. La sera maggio sto che tu e non so sincero, oh ma quando mi incontraste, oh ma quando mi diceste voglio bene sulla te,
tremando mi giuraste una mano in goffo cuore, mo te scuola tuo primo amore, mo te stai scurita a me. Quando si dice sì, tira la mente, non sa da far morire sto cor amante. Un le diciste sì, na se le lascia, e mo tienno coraggio, e me la so. Dalla Sera Maggio a questo Torna su Rientro, siamo stati praticamente nell'ambito del Made in Napoli. Sicuramente vogliamo fare l'invito alle persone che non hanno ancora fatto il proprio versamento, e beh, cerchiamo di contribuire a Telethon, noi siamo qui per questo, e quindi invitiamo tutti i nostri amici che si stanno come dire, godendo in una parte della piazza, della strada di Via Indipendenza, lo spettacolo artistico sportivo e qui artistico canoro. Michele Cotte, con qualche tuo intervento mi ha fatto piacere sentire anche come fanno l'amore i barlettani. Mi vuoi spiegare in che cosa consiste? Perché molta gente dice... Si raccoglievano. Sì, ma sono collegati, sono già tutti collegati, stanno guardando in diretta. Salutiamo gli amici che stanno guardando in diretta in questo momento, perché sono tantissimi. Il matrimonio di oggi com'è? Sentiamo. Lo sposalizio di oggi com'è? Al microfono. Com'è? I sposalizi di oggi. Insomma, è cambiato un pochino, comunque siamo sempre là, In che senso è cambiato un pochino? Sì. Siamo sempre là. Allora, le raccontiamo, certamente il popolo, la maggior parte è barlettano, quindi riuscirà a capire molto bene ciò che racconta. Che cosa vogliamo dire? Sì. I sposalizi di oggi. A Barletta, da Modenense, vedo in altro senso. C'è una fenna sposalizia, stiamo a pigliare un brutto vizio. Pur che la secca stava chiamando, ma c'è forse un ristorante. Olius, o brigandina, molfette, sattessa legna, guagliò, rocche, tarandelle, provolone e prosciuttelle, prima e seconda volontè, che da te mi fai pacere. Mentre vi ricordate prima, c'è una bella che ti mangiate, due braciole, due spangite, una capuzza in tatianina, due spaghetti fine fenne, non mi zippella la patenghena, bucanette, tacchicette, figli succhette, gli umarete, liecce, ferve, cicere, sull'inte, e ti addecriva come niente. Ma dicevo che paghiamo, ma presto dai una te, mentre mo paghi milioni e non te piccaste di ciò. Che se per cerchio, ma per ziate, e volevo fare cose esagerate. Caccia lo facciamo con me, papà, non rendiamo tanta preoccupazione. A se più picco non spendiamo, e a se di più non ci divertiamo. Comunque, voglio che le dite per gli avversari, non consiglio che le dite. E caccia pure stavolta facciti i tusti, se ci vedete, sa che è chi vuole. Giusto, ben detto, ben detto. Senti, adesso dobbiamo momentaneamente fermarci perché diamo spazio ai nostri amici sportivi, trasferiremo la visualità e la visione ai nostri amici che sono qui nella strada e noi ringraziamo Michele Carone, rimani con noi perché tra un po' rientreremo in trasmissione con te. Grazie Michele, a dopo. Bene, adesso proviamo a girare la telecamera. Ecco qua che stanno preparandosi, ecco, vi faccio vedere cosa sta accadendo in questo momento. Qui qualcuno ci può dare indicazioni, il maestro Sebastiano Mastrulli magari nella nostra diretta. E no, in questo momento chi può darci indicazioni della... c'è il maestro di questa disciplina?
forza. Lì abbiamo anche kickboxing. È fucilato. Ecco qua, da questo lato si stanno preparando per il pugilato, mentre da questo lato, eccoli qua, maestro. Come si chiama il maestro? Maestro Nicola, se vuole avvicinarsi qui da noi un attimo, anzi mi avvicino io da lei, così mi avvicino io. Allora, ci è un po', fischia il microfono e siamo in diretta. Allora, questa disciplina è da poco arrivata qua a Barletta, perché la provincia la stanno già praticando, e praticamente si tratta di Brazilian Jiu-Jitsu. E la fase sportiva di quello che è il Jiu-Jitsu è divisa personale. È uno sport lottatorio praticamente, dove non ci sono colpi, non c'è cattiveria. E difesa? Diciamo non proprio difesa, è un po' tipo proiezione. È tipo lotta greco-romana. È una cosa molto sportiva, Brazilian Jiu-Jitsu. La disciplina nasce da una disciplina giapponese che è il Jiu-Jitsu, che è di base e una disciplina di difesa personale. Poi è stata elaborata per un concetto sportivo, è stata elaborata poi dai brasiliani, ecco perché da Jiu-Jitsu giapponese a Brazilian Jiu-Jitsu è stata trasformata in una fase molto sportiva. Ci sono molti che lo utilizzano anche come difesa personale, però per quello che mi riguarda, la difesa personale è una cosa molto molto particolare da vedere. È diversa. Vogliamo vedere qualcosa? Nel frattempo ci fate vedere quello hanno imparato questi ragazzi? Forza! Allora, io vi lascio le immagini perché state guardando Brasilia Jiu-Jitsu. Poi ovviamente intervisteremo il maestro per quanto riguarda il pugilato, e sicuramente vi faremo vedere anche qualche altra attrazione. Ecco, sono giovanissimi questi atleti, c'è il più giovane proprio in kimono di colore blu, lo potete notare in fondo. Qui sarebbe giusto riscaldarsi veramente bene per dare la possibilità ai nostri amici che stanno guardando di quanto possa essere impegnativa come disciplina, ma allo stesso tempo anche molto bella. Bene, mentre adesso noi ci spostiamo al lato della disciplina di box pugilato, ecco, vediamo se riusciamo ad intervistare il maestro. Prego, vuole avvicinarsi un attimo giusto per spiegare ai nostri amici cosa stanno facendo in questo momento. Il maestro si chiama? Riccardo Martini, siamo qui inquadrati, ecco qua, mettiamoci a favore di telecamera così possiamo spiegare che cosa consiste questa disciplina, cosa stanno facendo adesso. Un attimo, c'è un'interferenza. Scusate, piccole interferenze. Allora, Riccardo, stavamo spiegando che cosa consiste questa disciplina e cosa stanno facendo. Bueno, stanno facendo un vuoto con un riscaldamento. Questa disciplina lo stanno praticando boxeo cubano, io sono cubano, all'estilo cubano, che è una potenza in questo sport. Possiamo vedere qualche approccio sulla disciplina di questo pugilato? Bene, nel frattempo vi facciamo vedere le immagini. Le inquadriamo più da vicino e diamo la possibilità di guardare, ecco. E adesso un po' di musica, via, mettiamoci un po' di musica così allietiamo la nostra serata, forza. Allora, i ragazzi adesso sono
pronti? Andiamo. Número doblete, papi. Mira, mañana tengo una rumba aquí en casa, tú sabes que tú eres familia, para que venga con tu gente. Voy a estar ahí, cuenta conmigo, papá, y con la matrícula. Qué bueno.